Alla Juventus servono forze fresche in tutti i ruoli e probabilmente può aver trovato già la Juventus un difensore che può rappresentare il futuro di questa squadra, può rappresentare il post Bonucci, perché negli ultimi anni si è rappresentato un problema in casa Juventus. Tanti giocatori che sembravano essere eterni hanno dimostrato di non esserlo. Vedi Chiellini che ha lasciato la Juventus, vedi lo stesso Bonucci. La Juventus però può aver trovato l'erede, il degno erede di Leonardo Bonucci. Scopriamo di che si tratta. Io proprio ricordo un paio di cose. La prima, scaricate OneFootball. Qui sotto in descrizione vi lascio il link diretto per scaricare quest'app, che è la migliore centralizzazione sul mondo del calcio. Gratuita, personalizzabile, vi dà la possibilità di avere un costante aggiornamento su tutte le notizie di calcio. Se volete, in particolar modo, le notizie sulla Juventus, selezionate la Juventus come squadra preferita. Altra cosa importante, qui su FCM Sport trovate ogni giorno contenuti sul mondo del calcio, quindi vi consiglio di iscrivervi al canale, lasciate un like a questo contenuto e se vi va attivate la campanella delle notifiche che vi consente di essere aggiornati sull'arrivo di nuovi contenuti. E allora la Juventus si ritrova in casa un personaggio molto interessante perché nella sfida contro l'Arsenal si è messo in luce un giocatore di cui abbiamo parlato qui su FCM Sport. Abbiamo fatto vari approfondimenti sui giocatori molto giovani della Juventus e in questo momento uno dei giovani che si è messo più in luce, secondo me, nella sfida contro l'Arsenal, vinta la Juventus per 2-0, è il giovane Alessandro Pioriccio, un giovane molto interessante che è calciatore italiano che gioca nella Juventus Next Gen e che secondo molti rappresenta il degno sostituto di Leonardo Bonucci. Stiamo parlando di un classe 2002, quindi un ragazzo giovanissimo, a 20 anni, però che sembra essere di fatto quasi, non dico quasi già pronto per il salto di qualità. Però è in next gen, ma è uno di quelli che secondo me si aspetta prima di altri l'eventuale approdo in prima squadra. Parliamo di un ragazzo molto giovane, parliamo di un ragazzo che è proprio in Leonardo Bonucci ha un idolo, ha un grande idolo. Lui ha rinnovato con la Juventus qualche tempo fa un contratto fino al 2024 con la Juventus, ma secondo molti, pur essendo un giovane, gioca da veterano. È una sorta di leader nato, lo vedi in campo e lo vedi come un vero e proprio leader. Nella difesa 3, in cui hanno giocato Gatti e Rugani ai suoi lati, lui era al centro. E paradossalmente dei tre sembrava quello più sicuro, con Gatti che ogni tanto ha lasciato a desiderare, con Rugani che molto spesso qualche piccola defiance l'ha fatta. E questo ragazzo molto giovane, e francamente il buon Pioriccio sembrava quasi il veterano, è una sorta di leader e nonostante l'età sembra veramente incredibile. Stiamo parlando di un giocatore molto interessante, stiamo parlando di un giocatore che a tratti noi lo paragoniamo a Bonucci, però in certi aspetti è un giocatore vecchia scuola, cioè che interpreta il ruolo in maniera molto, molto grintosa. Da un punto di vista tecnico, però stiamo parlando di un giocatore che ci sa fare, cioè tecnicamente se lo si paragona a Bonucci è perché ha un ottimo piede che è un aspetto molto interessante e nella difesa 3 avere un buon piede da centrale è sicuramente una cosa molto importante, ma è difficile da superare nell'uno contro uno e questo è un altro aspetto interessante perché molto spesso si parla di Bonucci e le caratteristiche di Bonucci sono più di impostazione che non difensive. Lui invece devo dire che nell'uno contro uno ha davvero è dimostrato di essere un giocatore di grande livello ed è per questo che le letture difensive e le buone doti tecniche a volte in passato hanno portato alcuni addetti ai lavori più che a paragonarlo a Bonucci, hanno portato a paragonarlo a Barzagli, che è un paragone enorme, francamente, perché a me sembra un paragone enorme. Però stiamo parlando di un difensore che per caratteristiche può averlo, può ricordare un po' il buon Barzagli. Stiamo parlando di un giocatore che sta facendo la sua esperienza, ha soltanto 20 anni, nella next gen sta facendo, diciamo, dei passi avanti e in una Juventus come quella contro l'Arsenal, priva di Bonucci e di Bremer. E con un Gatti che, diciamo, non ha fatto una partita importantissima. Diciamo che questo ragazzo è sembrato il più sicuro in difesa. E ripeto,
Quella con l'Arsenal era un'amichevole sicuramente, ma era un test importante per tutti questi giovani, perché ti dava la percezione di un livello diverso. Cioè non hai esordito tu insieme a tutti gli altri compagni di squadra della prima squadra, e quindi non eri coi vari Bremer con i Di Maria, i Pogba, i Locatelli e tutti gli altri giocatori di livello, i Chiesa, i Vlahovic, no, eri con tutto il gruppo praticamente della Next Gen, sembrava una partita della Next Gen con qualche giocatore della prima squadra, piuttosto che il contrario. E quindi andare a giocare a Londra contro l'Arsenal, questo Arsenal che è primo in classifica in Premier, e attenzione, l'Arsenal aveva tanti giocatori titolari, mentre la Juventus non aveva neanche uno probabilmente, perché Gatti e Rugani in difesa non giocano praticamente mai, forse l'uno era Locatelli, per il resto erano tutti giocatori giovanissimi. E gli unici titolari, forse, o meglio gli unici della prima squadra, erano Locatelli, che non sempre titolari, titolare Rugani, Gatti, e lì davanti c'era Ken, poi per il resto praticamente il nulla. E questo ragazzo si è dimostrato all'altezza, e si parla di uno dei migliori per quanto riguarda quella partita, ed è stato un giocatore che ha brillato sicuramente. Ora, su questo ragazzo si stanno accendendo anche un po' le luci e i riflettori di alcune altre squadre, nel senso che paradossalmente questa partita può essere stato un trampolino di lancio, fondamentalmente, per un eventuale non approdo in prima squadra, ma per un prestito, perché molti hanno visto in lui delle caratteristiche che potrebbero essere utili, diciamo, in Serie A, come giovane da prendere in prestito anche per un anno e mezzo. Tra l'altro un giocatore che ha già collezionato qualche presenza in Champions League, anche perché ha giocato già dai tempi di Pirlo, ha giocato una partita, uno spezzone di partita in Champions League. Stiamo parlando di un giocatore che secondo me si farà. Ha però bisogno di, francamente, di qualche partita di rodaggio. C'ho come l'impressione che prima di vederlo in prima squadra avrebbe bisogno di un prestito. Io francamente lo manderei in prestito. E anche lì un anno e mezzo secondo me può essere importante, come, perché il ruolo di difensore è un ruolo molto delicato. Se non sei pronto al 100%, bruciarti è francamente un secondo. Per cui io credo che questo ragazzo, che tra l'altro gioca da centrale ma anche gioca come terzino basso a destra, cioè il classico terzino bloccato per intenderci, in una difesa a 4, forse anche per questo è stato pagato a Barzagli. Però sta di fatto che io dire ok, portiamolo in prima squadra fisso, non so se sia il caso. Credo che, essendo un ragazzo molto giovane, però essendo un difensore, quindi dove il rischio dello svarione, della partita c'è dietro l'angolo, io gli farei fare almeno un anno di prestito, anche in Serie B, ma purché sia titolare e che giochi un tot di partite utile per poter dire ok, è salito di livello, non è soltanto la Next Gen, è la Serie B, o magari la Serie A, o magari una squadra di neopromossa è la Serie A, però deve giocare, perché è ancora, io lo ritengo troppo giovane, ma non giovane d'età, a livello proprio d'esperienza, credo che sia necessario un passaggio in una squadra di un alto livello, diverso dalla Juventus. Per questo credo che questo ragazzo sia un ragazzo che ha delle ottime qualità, ma fondamentalmente serve qualcosa in più. Voglio sapere che ne pensate voi, apriamo un bel dibattito qui sotto nei commenti.